Il mio topaio? Sì. Ciao, siamo gli Iside, ci piacciono i cani. Ciao, siamo gli Iside, siamo Dario, Daniele, Giorgio e Dario. È vero, siamo due Dario. Siamo di Bergamo, siamo nel nostro studio dove stiamo facendo tanti pezzi. L'ultimo che abbiamo fatto è Pastiglia V7, che è uscito in questi giorni. Il primo degli ultimi, perché stiamo lavorando a tante cose. Siamo tutti dello stesso paese, siamo amici dei tempi delle elementari e delle medie. E prima con svariati altri progetti, anche in inglese, abbiamo sempre cercato di fare i nostri pezzi. E ora da circa un anno e mezzo stiamo facendo queste cose a nome Iside, in italiano. Il concetto dietro pastiglia è di ingerire metaforicamente una pastiglia come unica cura per se stessi, per star meglio. La pastiglia può essere addirittura anche l'altra persona con cui ci si rapporta, e ingerendola, quindi prendendola come medicina, il rapporto con questa persona può diventare appunto un modo per stare meglio, 3.000 volte stare meglio. È la cura ai nostri drammi, alle nostre disavventure, anche amorose. Il motivo per cui abbiamo messo V7 dopo il titolo è per rappresentare un po' il metodo con cui facciamo i pezzi, ossia il fatto che lavoriamo a diverse versioni, ogni pezzo ha diverse versioni, il flusso artistico ci porta un po' in quella direzione. Il set rappresenta soltanto l'ultimo a cui siamo arrivati, che è poi il pezzo finale, ma sta a significare che poteva esserci anche una 8 e c'è stata anche una 6, quindi è il momento in cui abbiamo smesso di lavorare un pezzo essenzialmente. Sì, anche un po' un elogio al percorso della canzone. Esatto. Non vista solo come prodotto finale, ma anche come percorso. Pastiglia è solo il primo dei tanti pezzi che stiamo lavorando, ognuno di loro avrà una V, sono quelli V5 e V12, andranno a comporre quello che sarà il nostro primo album e speriamo esca a breve. I nostri gusti musicali sono sempre stati essenzialmente internazionali, anche se ultimamente anche in Italia sono successe un sacco di robe fantastiche. Di sicuro ci viene in mente tra i primi Venerus, o anche per la poetica, non lo so, Andrea Laszlo De Simone a me piace tantissimo. O tra i nomi più piccoli apprezziamo un sacco i Bunker, Ginevra, Post Nebbia. Tra le vere reference magari internazionali c'è Frank Ocean, che per noi è proprio un po' una divinità. Beh, anche Tyler, anche se magari abbiamo una vena meno rap che lui ha. Diciamo, tutta quella scena americana ci piace tantissimo e ha effettivamente un valore musicale estremamente alto che cerchiamo nel nostro piccolo di avvicinare. Vista? Ciao, siamo... sì. Beh... Grazie Social Artist per questa intervista. Noi siamo gli Iside e se vi va ascoltateci sulle piattaforme. Ciao.